Terza guerra mondiale. Oh, Olaf Scholz ed Emmanuel Macron, capi di Germania e di Francia, si accordano col premier polacco di fornire i supermissili all'Ucraina. Verrebbero prodotti in Germania dal colosso Rheinmetall ad un ritmo di 15 volte superiore all'attuale fino almeno al 2027, per essere poi spediti in Inghilterra, in modo che poi siano gli inglesi a mandarli a Kiev. E così la Germania risparmia le truppe al fronte. Ma di fatto lancia il sasso e nasconde il braccio. Il solito giochino vile per garantire alla sua coalizione un bel pacchetto di voti in vista delle prossime elezioni europee. Macron, dal canto suo, tuona che la Russia non può e non deve vincere questa guerra. Guerra che peraltro Putin ha già vinto con l'annessione della Crimea e del Donbass, tanto che sempre Macron, soltanto poche settimane fa, era proprio seduto davanti a Putin per mediare la pace. Verrebbe da dire che sia schizofrenico, ma qualcuno deve averlo convinto che è campagna elettorale anche per la Francia. E si sa che la Francia è il secondo esportatore al mondo di armi, dietro soltanto a Washington, che per inciso è la capitale della NATO ed è il primo fornitore di armi in Europa oltre che in tutto il mondo. Perciò il primo fattore che balza all'occhio di questo fronte guerrafondaio sono di sicuro i miliardi che girano intorno all'industria bellica. Poi ci siamo noi in Italia, governati da una premier che non si fila nessuno e che fa la trottola in giro per il mondo per non doverci mettere la faccia. Tanto che è di nuovo Sergio Mattarella a fare un intervento politico. Un'ingerenza per colmare l'incapacità della Meloni di reagire e far valere l'Italia sovrana che sbandierava in campagna elettorale. Mattarella evoca l'articolo 11 della Costituzione sulla non belligeranza dell'Italia. E dopo la stoccata sui manganelli fallimentari sui giovani, si appella lui all'Europa per una mediazione di pace. E così è già la seconda volta che il Presidente della Repubblica scredita il governo Meloni pubblicamente. Governo in cui parlano, o meglio balbettano, i ministri Tajani, ma soprattutto Crosetto, che si occupa proprio di difesa in conflitto di interessi. Dopo anni di balle sulla Russia in ginocchio e su Putin pieno di tumori, Crosetto è costretto ad ammettere in un'intervista pubblicata oggi su Repubblica che la Russia ha vinto il conflitto sull'Ucraina ed è in grado di lanciare armi nucleari. Crosetto, come si suol dire, fa lo scemo per non andare alla guerra. Del resto in Italia abbiamo il colosso Leonardo, che ha sedi anche in Polonia, che produce armi sofisticate e che pochi giorni fa, tramite l'ex ministro e amministratore delegato Roberto Cingolani, ha annunciato 105 miliardi di euro di ordini da qui al 2028. Una cifra monstre che ha già fatto raddoppiare i dividendi. La guerra in Ucraina, ma anche quella in Yemen con gli Houthi e quella a Gaza, sono affari troppo grandi, ci mangiano in troppi. E allora pazienza se Macron scherza col fuoco di Putin, che poi anche Putin cosa fa? Manda le truppe al confine con la Finlandia, cioè nella disabitata Lapponia tra alci, cervi e cuculi. È un gesto simbolico anche da parte sua, visto che in questo fine settimana in Russia vanno in scena le elezioni farsa. Insomma, se oggi l'Italia è in questa situazione, deve ringraziare la NATO, che ha inglobato nuovi paesi membri, per non dire cazzoni, a ridosso della Russia, violando tutti gli accordi. Ormai sono membri della NATO la Svezia, la Finlandia, l'Ungheria, la Polonia, la Bulgaria e anche la Romania, che confina con la Moldavia, dentro cui c'è la Transnistria, una piccola regione russa senza sbocco sul Mar Nero che viene raccontata come prossima minaccia dell'avanzata di Putin. Insomma, io più che terza guerra mondiale ci vedo un gioco di parti, dove a farla da padrone è l'economia bellica. Fabbricare armi da tenere lì e arricchire quelli che tengono i fili dei vari Scholz, Macron, Meloni e Crosetto, che sono semplici marionette.